Allora, grazie a tutti. Chiedo scusa a chi è presente, chi è collegato per questo ritardo dovuto da un altro impegno che non era terminato, una call a cui ho partecipato. Oggi presentiamo un altro passo in avanti verso l'innovazione e la sicurezza dei nostri edifici. Dopo una serie di interventi che abbiamo già messo in campo nell'anno appena trascorso, legati tutti alla sicurezza delle nostre strade, la sicurezza sui ponti e viadotti, sulle opere d'arte delle strade regionali, alla ventilazione meccanica controllata nelle nostre scuole, alla rimozione dell'amianto nelle strutture di tipo sanitario ospedaliero, oggi parliamo di innovazione, scuola e futuro. Mettiamo a terra le risorse destinate alla nostra regione del PNRR. Sono circa 21 milioni di euro, 20 milioni 717 mila 243 euro destinati ad interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici o interventi di adeguamento, miglioramento sismico ed efficientamento energetico. Un finanziamento rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, e i destinatari del bando sono ovviamente i proprietari degli immobili, quindi i comuni e le province. Di questi circa 21 milioni, il 30% sono destinati in via preferenziale alle province, quindi oltre 6 milioni di euro per gli edifici di proprietà provinciale. Qual è la novità che abbiamo voluto introdurre per una scuola che sia appieno nel terzo millennio, che garantisca i nuovi standard di qualità dell'istruzione e di sicurezza ai nostri ragazzi, agli operatori e agli insegnanti? Abbiamo, al di là dei criteri che noi definiamo generali, già ormai assodati, che diamo per scontati e che il Ministero pone come requisito essenziale, il miglioramento, l'adeguamento sismico, quindi la sicurezza, l'efficientamento energetico degli edifici, è chiaro che non possiamo non prendere in considerazione quello che è successo nel recente passato. Sapete il modello Marche sulla ventilazione meccanica controllata, quindi questi edifici dovranno essere dotati di ventilazione meccanica controllata, ma abbiamo fatto anche qualche cosa di più. Richiediamo anche rilevatori di anidride carbonica, di concentrazione di CO2 nelle nostre aule, negli ambienti scolastici di nuova generazione, per monitorare costantemente la salubrità degli ambienti nelle aule scolastiche. Questo è un elemento di qualità, di salubrità delle strutture che vivono le nostre giovani generazioni, quelli che noi amiamo definire essere il nostro futuro, ma noi diciamo invece che sono il nostro presente, perché vivono gli ambienti che noi dobbiamo creare affinché loro possano crescere nell'istruzione ed essere il futuro della nostra nazione, in questo caso della nostra regione. E allora per questo abbiamo messo il bimbo al centro della nostra città, il ragazzo, l'alunno, lo studente al centro delle nostre città. La scuola quindi al centro della vita cittadina. L'apertura di questo edificio strategico all'interno delle nostre città per un'apertura al territorio e alla comunità locale. La scuola come luogo centrale della vita cittadina, mediante il suo utilizzo anche extrascolastico e l'integrazione con il tessuto urbano. Quindi l'edificio accogliente, l'edificio, lo vediamo in questa immagine, l'edificio che abbia una piazza che possa essere anche la piazza cittadina, che abbia il suo parco, che possa essere anche il parco utilizzato nelle ore scolastiche, ma anche in tutta la fascia oraria extrascolastica, dove non si incontrino soltanto i ragazzi, ma si incontri la comunità. E per questa scuola, al centro della vita cittadina, abbiamo pensato anche a un punteggio aggiuntivo, a chi saprà presentare un'idea progettuale che comprenda l'integrazione con il servizio
il sistema della mobilità dolce, le aree di sosta, pensiamo alle aree di sosta per le biciclette, anche al coperto per i nostri ragazzi che vanno a scuola e dovranno andare a scuola sempre più laddove è possibile, con sistemi di mobilità dolce, i percorsi pedonali che uniscano la scuola ai maggiori poli attrattivi della comunità. E poi spazi flessibili all'interno dell'edificio scolastico, laddove classi di 20, pensate, per 20 alunni possono diventare anche spazi in grado di accogliere 40 o più studenti, ma spazi flessibili anche all'aperto, spazi flessibili all'aperto, attrezzati e non, per attività didattiche. Abbiamo alcuni esempi di presidi lungimiranti che sono riusciti anche durante il Covid a utilizzare questi spazi per continuare le attività e non tenere a casa durante tutto il corso di studi, come è accaduto in passato, i nostri ragazzi. Quindi spazi all'aperto per l'apprendimento, per il relax e in modo particolare anche per le attività sportive. Qui abbiamo, lo vedete nella slide precedente, vedete un impianto non solo sportivo ma scolastico realizzato in una scuola di una delle regioni italiane più evolute. Quindi vogliamo fissare un modello della nuova scuola che sia a scuola ma sia all'altezza del terzo millennio. Nel segno, dicevamo, dell'innovazione. E allora richiediamo, tra poco diventerà obbligatorio in futuro per le progettazioni, noi già stiamo progettando il Salesi con il BIM, come requisito aggiuntivo chiediamo e quindi premieremo coloro i quali saranno in grado di progettare anche attraverso sistemi BIM, Building Information Modeling, che è un sistema informatico che consente di racchiudere tutte le informazioni sulla vita dell'edificio che andiamo a costruire. Qui saranno sicuramente più dettagliati nell'esposizione l'ingegner Goffi, l'architetto Goffi o l'ingegner Bartoli. Io ve lo riassumo sinteticamente dicendo che in un unico file, in un'unica visione complessiva, riusciremo a unire la progettazione 3D dell'edificio con tutte le informazioni sui materiali per la costruzione dell'edificio o su tutto il sistema impiantistico, in maniera tale da tenere sotto controllo la vita dell'edificio durante tutto il suo utilizzo. Quindi, se avessimo dei problemi all'interno dell'edificio durante l'utilizzo, sapremmo, mediante questo sistema, questo file, questo software, sapremmo individuare l'origine del problema e la metodologia dell'intervento per risolvere il problema. Capiamo che questo rende sicuramente più sicure, ma anche più economico l'intervento che noi dovremo andare a fare in futuro su quella scuola quando avrà bisogno di manutenzione, e anche più rapida la capacità di mettere in funzione l'edificio stesso. Poi, proprio perché parliamo di progetti innovativi che guardano al futuro, parlavamo prima di ventilazione meccanica controllata, di rilevazione della CO2 che io ho anticipato rispetto alla slide che vedete in questo momento. Ovviamente inseriamo tutta una serie di elementi che non possiamo dare per scontati, ma dobbiamo richiedere. Quindi l'utilizzo di sistemi di regolazione automatici di tutti gli impianti o di quegli impianti dove la regolazione automatica è possibile all'interno della scuola. Pensiamo all'illuminazione che si accende quando viene percepita la presenza dell'utente all'interno dell'edificio stesso. Oppure pensiamo a un elemento che io credo, nel rispetto di una risorsa importantissima come quella dell'acqua, il recupero dell'acqua piovana per l'uso all'interno, ad esempio, dei servizi igienici della scuola stessa, di quell'acqua che noi andiamo a recuperare.
Infine, l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Anche questi sono tutti elementi che potranno caratterizzare i progetti e le idee progettuali che dovranno essere presentate dai comuni nelle prossime, o dalle province nelle prossime settimane, che premieremo con un punteggio aggiuntivo. Successivamente a questa immagine ne vedete altre realizzazioni che ci fanno pensare come un edificio possa essere utilizzato e entrare nel contesto urbano. Una biblioteca cittadina, pensiamo a tanti nostri comuni, non penso in questo caso alle grandi città, ma nostri comuni che hanno bisogno di una biblioteca, però una biblioteca che non solo sia un luogo fisico dove andare, ma che sia un luogo fisico vissuto. E in molti casi, con le difficoltà dei nostri comuni, si ha anche la difficoltà di avere personale per tenere aperta una biblioteca. E perché la scuola non diventi anche un luogo di cultura che raccoglie in alcuni territori interni anche vissuto dai nostri ragazzi, dalle loro famiglie e da tutti coloro i quali vogliono approfittare di questi spazi. Indichiamo altri esempi, in questo caso la biblioteca realizzata in uno spazio realizzato nella vicina Emilia-Romagna. Quindi mettiamo a sistema le buone pratiche, le abbiamo raccolte in questo bando. Arriviamo ai tempi, poi alcuni dettagli ve li potranno dire i nostri dirigenti. Gli enti potranno inviare le proprie candidature secondo le tempistiche dettate dal Ministero, con la descrizione di massima dell'idea progettuale che vorranno poi mettere in cantiere per inviare il progetto definitivo entro il 31 agosto 2022. Io qui voglio ringraziare l'ingegner Bartoli, guidato dall'architetto Goffi, perché hanno fatto un miracolo, perché le ultime indicazioni per la redazione del bando dal Ministero ci sono arrivate il 18 gennaio. E voi sapete, i tempi del PNRR sono molto ristretti, abbiamo chiesto all'ufficio uno sforzo aggiuntivo per poter elaborare e quindi poter presentare in giunta una deliberazione che accogliesse questo bando in tempi rapidissimi. Gli stessi tempi rapidi che ci chiede il Ministero, dobbiamo saper sfruttare. I nostri enti come comuni e province devono saper concretizzare al massimo le loro idee. Non è facile, una sfida importante quella che la nostra nazione sta affrontando per mettere a terra risorse europee che hanno tempi strettissimi, per cui il lavoro fatto velocissimamente dall'ufficio che si occupa di edilizia scolastica prevede che entro il 31 agosto 2022 i comuni presenti in una progettazione definitiva, entro il 31 dicembre 2022 la progettazione esecutiva, per poi arrivare all'aggiudicazione dei lavori, all'avvio dei lavori e alla conclusione e al collaudo dei lavori, secondo quanto previsto sostanzialmente dall'Unione Europea, entro la prima metà del 2026. Una sfida che accettiamo, che i nostri comuni e province sapranno cogliere e che credo la nostra nazione, che sa rimboccarsi le maniche anche nei momenti più difficili, saprà dimostrare all'Europa di aver accolto in pieno, colto in pieno. Quindi Marche come innovazione, scuola e futuro. In questo lavoro io vorrei ringraziare anche la collega Latini, che c'è stata al fianco in questo percorso, perché da assessore all'istruzione ha percepito anche quelli che sono i bisogni nei vari territori della nostra regione. E noi li abbiamo cristallizzati, concretizzati in un ottimo lavoro dell'ufficio. Io qui vedo anche altri dipendenti della nostra struttura che ringrazio per il lavoro che stanno svolgendo. Io ho terminato qui. Se avete domande, anzi io vorrei che ci fosse un intervento anche dell'architetto Goffi e dell'ingegner Bartoli, che mi sono stati molto utili nel mettere a terra queste idee.
Volevo evidenziare alcuni aspetti, diciamo, tecnici. Il primo è che gli interventi che ci indica il Ministero sono interventi di miglioramento sismico o energetico degli edifici esistenti o demolizione e ricostruzione di un edificio esistente. Quindi sono interventi che non sono previsti nuove scuole lasciando la scuola esistente, ma è una riqualificazione del patrimonio che noi abbiamo. Nella riqualificazione ci sono anche le nuove scuole, previa alla demolizione della vecchia scuola. Quindi ecco, il primo tema è l'ambito, come dire, di intervento, che è il patrimonio esistente, chiaramente viene lasciata grande libertà perché è ammissibile anche la demolizione e la costruzione di una nuova scuola. L'altro tempo, l'ha già evidenziato, un altro aspetto è la sfida è particolarmente difficile e importante perché abbiamo introdotto delle, come evidenziava l'assessore, delle premialità collegate diciamo, all'innovazione per quanto riguarda l'aspetto scolastico. Quindi il nostro bando, a differenza di quelli statali, perché esistono anche bandi statali in cui i comuni e le province possono partecipare, ha come innovazione più importante, tantissime sono all'interno quelle le nostre, come dire, novità o miglioramenti, ma l'aspetto più importante, come è stato evidenziato dall'assessore, è il fatto che una scuola non è un'isola dentro una città, ma è un edificio che è parte di una città. Quindi, come dire, la città, i genitori possono accedere all'interno della scuola, può essere utilizzata magari alla sera parzialmente perché è flessibile, perché si può aprire parzialmente. Quindi l'obiettivo che abbiamo avuto insieme all'assessore era quello di creare una scuola innovativa perché deve essere una scuola che è parte di una città. Immaginiamo, come abbiamo detto, quanto può essere questo importante per i piccoli centri, dove diventerà l'edificio pubblico più importante, no, della città, del paese. L'altro aspetto invece come dire, che dipende dai comuni e dalle province sono i tempi. I tempi sono tempi molto ristretti, ma sono quelli del PNRR, sono quelli che ci ha indicato il Ministero, quindi noi non abbiamo nessuna variabile sotto questo profilo. Quindi sotto questo profilo chiediamo, sotto questo aspetto, chiaramente ai comuni e alle province uno sforzo particolare, perché oltre alla qualità anche il tema, diciamo, della tempistica. E proprio per questo, in questo momento, è come un po' se facessimo un concorso d'architettura, cioè noi non stiamo chiedendo un progetto, come normalmente si chiede, di fattibilità, perché chiaramente non ci sono i tempi, chiediamo di illustrarci in maniera chiara un'idea e degli impegni che poi valuteremo e verificheremo, diciamo, successivamente alla presentazione dei progetti. Grazie, architetto, ingegnere. Se volete vi preciso qualcosa, ecco, dato anche che i tempi sono molto stringenti, il BIM ci aiuterà anche in questi tempi, perché in realtà non solo nella fase di progettazione aiuta a evitare interferenze possibili e future, ma anche in fase di realizzazione è un aiuto enorme di chi costruirà poi l'opera, perché avrà già tutto predeterminato e le potenziali interferenze vengono scandagliate e verificate precedentemente. Oltre a quello che ha detto l'assessore, ecco, passiamo dal tramandato orale delle varie impiantistiche che stanno all'interno di un edificio al tramandato cristallizzato in un software che chiunque può leggere, può verificare e implementare in corso di realizzazione. Se io cambio un'apparecchiatura, metterò nel software una nuova apparecchiatura e chiunque potrà essere pronto a sostituirla, codificarla e verificarla. Saprà i tempi poi necessari per poterla poi mantenere. Quindi anche un vantaggio economico per chi poi userà questa struttura. Questo è molto importante anche perché mandiamo, insomma, verso il futuro anche una scuola innovativa in questo senso. Grazie, ingegnere. Se ci sono domande anche da chi è collegato, non ci sono domande, quindi a noi non ci rimane che salutarvi e ringraziarvi per chi è presente fisicamente e per chi è collegato dal proprio ufficio. Siamo stati chiari.